Bene amici YouTube, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con For Honor e in beta, chiaramente in beta, esatto, che uscirà il 14 febbraio, ricordiamo. Eccoci qua, come vedete la grafica è abbastanza bella. Siamo qui per provare un po' tutti i personaggi perché esatto, vogliamo provare un po' tutti i personaggi perché è la prima volta che mettiamo mano. Abbiamo provato un po' giusto ieri sera, infatti questo personaggio è a livello 2, se mi ricordo. Questo qua deve essere il samurai. Ecco, secondo me quando sei 2 contro 1 è automaticamente finita. A meno che, perché se ti trovi due giocatori che non siano... A parte che mi lagga, Lagga un pochino, Lagga abbastanza, Facciamo il culo a questo peperino. Beh, sarà sicuramente la nostra linea perché non è il massimo. Comunque volevo dire, noi facciamo parte della fazione dei cavalieri, che è quella gialla in pratica. Ed è un misto, a me sembra un misto tra un MOBA e qualcosa e qualche altro genere. Perché mi ricorda tutte queste cose qua, mi ricordano i minion che ti ricaricano le abilità qui esatto. Sotto. E devi uccidere i minion, questi mini cavalieri che sono più piccoli rispetto a tutti gli altri giocatori, come potete vedere. E man mano che voi prendete esperienza o rispetto da quello che ho visto, vi ricaricherà delle skill, che sia la prima è passiva e poi altre che potrete utilizzare col tempo e avranno un tempo di ricarica. Adesso non sappiamo tutte le skill dei vari giocatori perché, non le come abbiamo detto prima, non abbiamo avuto modo di provarli tutti. Poi qui è una cosa essenziale, scapperanno e ti ruberanno le kill, quindi vabbè, è normale. No, secondo me c'è il sistema che chi toglie più vita automaticamente riceve la kill. Io mi trovo meglio a giocare con il pad, anche perché ci sono le manopole, tutte, puoi dirigere meglio il personaggio, parare gli attacchi. C'è una bella esecuzione, boom! Sì, poi hai recuperato anche vita. Ah sì, questo abbiamo sbloccato la prima abilità passiva, cioè cosa consiste? Di rianimare più veloce gli altri personaggi o no? Perché noi quando moriamo abbiamo un tempo per essere rianimati, da quel che ho visto. E poi finito questo tempo possiamo risuscitare da noi, cioè nel punto di spawn iniziale. Ci sono due modalità d'attacco, l'attacco leggero e l'attacco pesante. L'attacco leggero praticamente consiste in una serie di colpi veloci che tolgono veramente poco. Mentre l'attacco pesante è un attacco che è lentissimo, però al contrario toglie abbastanza. Qui ci hanno fottuto. No, due contro uno, quindi è abbastanza difficile parare un po' tutti i giocatori. Questo gioco si basa soprattutto sul vedere i movimenti dell'avversario, quindi anticiparli sostanzialmente. Sì, è tutto un conoscere l'altro avversario che ti trovi davanti, te lo studi, esatto. Vedi il modo in cui combatte, se scappa, se indietreggia. Beh, sicuramente. Quindi il nostro consiglio è di non andare mai ad attaccare subito, ma vedere un attimo i movimenti del nemico, come si comporta, giusto per studiarlo un po', non peraltro. Quello che ci troviamo meglio, io e Marco, che abbiamo potuto provare, è questo qui, questo personaggio qui, il cavaliere donna, cioè sì, il primo, proprio quello adattabile, che c'è scritto che è abbastanza adattabile, e l'ultimo dei samurai, che adesso non ricordo, gli Orochi. Kensei. Il Kensei, no, non mi ricordo bene, ma dopo lo proviamo, andiamo a provarlo. E ogni vittoria, ogni vittoria riceverete punti esperienza, delle armi, dei soldi e avanzamento di livello, appunto. Perfetto, ci siamo. Cazzo, tutti e quattro cavalieri qui, eh. Oddio, è vero, tutti e quattro cavalieri. Sì, secondo me quello è il personaggio più semplice, tipo che sì, è a quello semplice, più adattabile. Esatto. A media velocità, a media difesa e quando uccidi gli esserini, i minion, ti ricarichi la vita. Sì, questa qua è molto utile. Ha un'abilità passiva, la sua abilità passiva, che secondo me è OP, che quando uccidi i mini soldati, gli altri soldati, ti ricarichi la vita. Leva un bel groppone questa donna. Adesso buttiamolo giù. Questo qua che abbiamo davanti è tanto forte in attacco e tanto forte in difesa, ma è lento nei movimenti. Però se ti prende quello lì con la mazza ti fa un gran male. Esatto. E rianima velocità. Ecco, ci si è sbloccato l'abilità passiva. Eccoci qua che ci curiamo. Esatto, come potete vedere, quando uccidi Migno ti curi. Che non è poco, perché magari tu vai a farmare lontano dagli altri e ti curi abbastanza e ritorni all'attacco. Il samurai, mentre questo qua che è davanti, è molto veloce negli attacchi, però non leva tanto, però ha attacchi veloci e nel contrattacco è quello più utile da usare, sempre nella squadra dei samurai.
Poi anche in ogni squadra c'è quello che è più versatile per il contrattacco, è quello più versatile magari per la difesa, c'è quello più versatile perché ha l'attacco, che ha più attacco, tutte queste cose. Cioè, ogni squadra, riusciamo a rianimare anche questo, ragazzi. Ogni squadra è equilibrata, non c'è fazione che magari è più debole dell'altra. Io spero solo nelle partite che dureranno un po' di più, perché qui abbiamo 4 abilità. La partita è da 1000 punti, come vedete siamo già a 400. È un po' difficile arrivare verso la fine e usarle. A volte ci riesci, ma a raro. Si capisce niente, metto tutti questi soldati. Cioè, siamo 3 contro 1, l'abbiamo accerchiato. Via, Giubu! A posto, via, via. Fuori dalle balle. Avanziamo, mi sa che... cazzo, però ora che sono... essendo bot, la difficoltà del bot, secondo me rispecchia molto quella dei giocatori normali. Poi non abbiamo avuto ancora modo di vedere il multiplayer, perché ripeto, abbiamo fatto poche partite. Però secondo me i bot sono fedelmente, cioè, come se fosse una persona vera, perché il livello di difficoltà è buono, la bravura che hanno i bot, usiamo la seconda è fatta bene. Aumentiamo la velocità e la forza dei giocatori. Ecco, te contro il samurai, Marco, è tuo questo. HD, che danno che gli hai fatto con quella skill lì, che mossa hai usato? Ecco qua il mazzone. Stracattivo questo. Oddio, lagga. What the fuck? Ah, adesso abbiamo scelto l'Oroki, che è il samurai che dicevamo prima. Anche questo è abbastanza forte perché è veloce, è molto agile, è molto, sì, eleva molto. Ecco, una cosa che mi piace soprattutto di questo gioco, che ogni personaggio ha le sue mosse di animazione, di esecuzione. Inoltre si può personalizzare anche il personaggio: elmo, armatura, armi, ma anche la lama, il manico. Sì, sì. È bello. Tutto, qualsiasi, ogni pezzo che vai a cambiare fa la differenza. Come aumenta il contrattacco, aumenta la difesa. Cioè, ha la varietà di tutto, come se fosse proprio un vero equip. Ecco qui un'esecuzione di questo tizio qui. Voilà, bella era. Bella, bella. Questo video era solo per provare un attimo le basi del gioco. Comunque, sì, vari personaggi anche. Esatto, non ne abbiamo provati tutti perché sono veramente tanti. Però... il 9, tutto sono 9. Esatto, ne abbiamo provati 3, quindi figurati. Però quelli che vanno un po' meglio, diciamo, o magari vanno bene anche gli altri, non si sa, dobbiamo ancora provarli. Sì. Nel prossimo video porteremo, penso, un contro giocatori veri. Sì, porteremo il multiplayer anche per vedere altre modalità. Era solo per provare queste modalità, perché oltre a questa ce ne sono altre. Bella, perfetto. Adesso, quando avremo conquistato e raggiunto tutti i 1000 punti, non resta altro che uccidere tutti gli eroi, così si può chiamare tutti gli eroi in campo avversari. Ancora 3 per vincere, ok. Tra quelli che abbiamo usato finora, mi sembra che il samurai, questo qua, l'Oroki, sembra quello che mi piace, cioè quello che a me personalmente piace di più. Poi devo sentirlo anche come personaggio, ma a vista è quello che secondo me... Lo senti tanto leggero questo, eh? Sì, è quello che mi piace di più, sinceramente. Cioè, sembra una puttanata dire lo senti leggero, però è vero, eh. Confronto ad altri personaggi lo senti molto leggero. Sì, cioè il feedback del personaggio è fatto anche bene. Ecco dietro. Perfetto, abbiamo vinto anche questa. 3 su 3, vabbè che eravamo contro bot e quindi non era chissà che, era solo per provare i personaggi. 12 abbattimenti, 0 morti. Nel prossimo episodio che porteremo andremo a vedere altre modalità nel multiplayer. Quindi io direi di concludere il video qui, Marco. Sì. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, di commentare e di condividere il video. Qui dai fratelli Cuoca è tutto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!